Ciao a tutti ragazzi, io sono Marionetta Matta e sul mio canale mi occupo di disegno. Perché non riesci a fare un fumetto? È una domanda tanto semplice quanto complessa perché dietro ad essa ci sono tante frustrazioni, vero? La risposta è altrettanto semplice, ti mancano delle nozioni, delle regole fondamentali sulle quali si poggia proprio la storia, la narrazione raccontata attraverso i disegni. In questo tutorial cercherò di affinare le tue capacità narrative utilizzando un esercizio davvero interessante che ti consiglio di fare. Partiamo dalla one shot story, dalla storia breve di una tavola che ho creato per l'occasione. Vediamola insieme. Molto bene, voi avete appena visto una tavola, una storia autoconclusiva, molto breve chiaramente, in cui sono esposte all'interno della tavola stessa sei vignette e ci sono quattro personaggi che insomma parlano tra di loro con il finale di questo professore sadico. Quello che non sapete nella creazione di questa tavola è che in realtà per poterla fare io non ho creato sei vignette, ma ho creato un'unica vignetta. Eccola qui, possiamo definirla più un'illustrazione che una vignetta, dove ci sono all'interno tutti i personaggi della storia, senza il balloon, senza il vignettato intorno. Essendo un unico disegno mi sono potuto concentrare molto di più sull'arricchimento del disegno stesso, infatti vedete ci sono diverse cose nell'ambiente, uno zaino, una borsa, c'è il quaderno del ragazzo che si chiama Alessio, c'è un cellulare, ci sono libri un po' ovunque, insomma ho potuto strutturare al meglio il tutto proprio grazie al fatto che dovevo disegnare in realtà un unico disegno, un'unica vignetta. Riuscire a disegnare un'intera tavola oppure più tavole partendo da un unico disegno è un esercizio molto importante da fare proprio se si vuole entrare nel magico mondo del fumetto. Da qui passa tutta la nostra capacità narrativa perché in un'unica immagine noi dobbiamo andare ad inserire l'intera storia. Per poter ottenere questo risultato sono partito da una regola fondamentale del fumetto che devi conoscere. Colgo brevemente l'occasione di questo video per dirti che sono affiliato a Domestika, questo social in cui ci sono una marea di corsi molto interessanti, professionali, di ogni genere, tra i quali spiccano proprio dei corsi di fumetto che ti invito a guardare. Adesso partirà qui in alto una scheda, ma troverai il link anche in descrizione. Ho ritagliato tutta una serie di playlist di video tutorial dedicati al fumetto. Su Domestika ci sono diversi sconti da poter sfruttare. Utilizzando il codice sconto MarionettaMatta10 otterrete un ulteriore sconto allo sconto in essere. Ma torniamo a noi. Stavamo parlando dell'illustrazione che ho creato per l'occasione. Voi vedete qui tutti e quattro i personaggi della storia inseriti tutti nello stesso momento. Potremmo dire di aver scattato una foto, un'istantanea, di quello che stava accadendo. Spesso capita di fare questo parallelismo quando stiamo parlando di vignette di un fumetto, cioè di associare le vignette alle fotografie. È come se dovessimo scattare delle foto e bloccare quello che sta accadendo all'interno delle nostre vignette. In realtà le cose non stanno proprio così. C'è una differenza fondamentale tra lo scattare una foto e creare una vignetta. Quando noi scattiamo una fotografia, all'interno di essa c'è un unico arco temporale, mentre quando noi andiamo a creare una vignetta possono esserci più archi temporali, tanti quanto le persone che si trovano all'interno della vignetta stessa. Mi spiego meglio, per farlo mi farò dare una mano da questo manga First Love Limited di Mizuki Kawashita, il secondo volumetto, e c'è una vignetta che voglio farti vedere. In questa vignetta vediamo due personaggi. Ayumi, la ragazza, sta cercando di cucinare, però è sbadata, sta facendo un macello. E qui la vediamo intenta a sclerare perché oggettivamente gli sta sfuggendo di mano la situazione. Se io fossi un fotografo e scattassi una foto nell'attimo in cui la ragazza, insomma, fa il casino, gli scivola di mano la pentola, io non otterrei questa vignetta come risultato.
otterrai qualcosa di diverso. Come dicevamo, le fotografie hanno un unico arco temporale. Noi in questo caso avremmo visto Ayumi che sclera, gli scappa di mano la pentola e dietro il ragazzo, che non ricordo come si chiama, che non sta lì col sorriso a parlare, ma che magari la sta guardando col terrore di quello che sta accadendo. Ma poiché ci troviamo all'interno di un manga e questa è una vignetta, non una foto, qui abbiamo due archi temporali ben distinti, l'arco temporale della ragazza e l'arco temporale del ragazzo. La ragazza sclera, gli sfugge di mano la situazione, gli scappa la pentola, il ragazzo le risponde, ossia il ragazzo farebbe qualcosa che accadrebbe subito dopo, quando la pentola sarebbe caduta per terra, quando la ragazza avrebbe finito di sclerare, lui avrebbe magari detto questa cosa. Quindi all'interno di un unico scatto che chiamiamo vignetta si uniscono due archi temporali completamente diversi. In sostanza quindi all'interno di una vignetta ogni personaggio farà o proverà emozioni basate su quello che sta dicendo in quel preciso istante. Tornando alla mia illustrazione, qui vediamo sulla destra Ilaria entusiasta, che sta addirittura con la gamba alzata per la felicità di aver superato l'esame. Sta dicendo ai suoi amici che è felice perché ha superato l'esame. È altamente improbabile che i due ragazzi in quel momento, nell'esatto istante in cui sta accadendo questa cosa, non la guardino neanche. Se scattassimo una foto dell'istante in cui Ilaria sta parlando con i suoi amici, otterremmo un'immagine completamente diversa, con Ilaria che parla e gli amici che la ascoltano. Ma noi ci troviamo dentro un fumetto e quindi ognuno porta avanti il suo arco temporale. Quella di creare una o più tavole partendo da una sola singola illustrazione è un metodo molto molto interessante che vi consiglio di provare non solo per potervi esercitare e per poter quindi sbloccare delle capacità intellettive all'interno del vostro cervello che vi permetteranno poi di narrare nel giusto modo le storie attraverso appunto i fumetti che volete creare, ma in seguito, quando avrete imparato ad utilizzare, a padroneggiare questa tecnica, vi potrà essere utile anche proprio nella creazione del vostro fumetto. Grazie a questa tecnica, infatti, voi avrete la possibilità di creare un'unica immagine e quindi potrete arricchirla con tante cose. Ovviamente, affinché questa tecnica funzioni, sarà fondamentale che l'immagine principale la conosciate solo voi, insomma, che non la mostriate al pubblico, ecco. Quello che il pubblico dovrà vedere sarà il risultato finale, ovvero la tavola o le tavole create per l'occasione. In questa immagine che creerete non dovete disegnare né balloon né tantomeno il vignettato intorno, ok? Deve essere proprio come se fosse una vera e propria illustrazione. Prima di andare a disegnare questa immagine dovrete crearvi il copione. Quindi create una piccola storia di poche frasi che possano magari essere contenute all'interno di una tavola oppure di due tavole. Ecco, vi faccio vedere il copione che ho usato io per l'occasione. Questo è il copione creato. Ho creato dei personaggi, ho creato una storia, sono partito da un concetto, quello dell'università, la frustrazione di non riuscire a superare un esame. E ci ho inserito l'elemento professore che si diverte a stuzzicare i suoi allievi in questo modo. Insomma, una cosa molto semplice che però mi ha permesso di strutturare un copione. Una volta strutturato il copione, cercate di capire, disegnandolo magari a mano, come dovrà essere strutturata la tavola che poi dovrete andare a creare. Nel mio caso ho strutturato una tavola di 6 vignette e ho creato la storia alla maniera dei manga, ossia con la lettura all'orientale, da destra verso sinistra, dall'alto verso il basso. Nella fattispecie della mia tavola avrete notato che la vignetta numero 2 e la vignetta numero 4 sono due vignette di dettagli che vanno comunque a sviscerare la storia. Questa è un'altra regola fondamentale che dovrete imparare al più presto, ossia la narrazione di una storia all'interno di un fumetto può essere raccontata non solo con i personaggi in vista, ma anche attraverso gli elementi che si trovano intorno a loro. Sovente capita che nei fumetti ci sia un dialogo e mentre il personaggio sta parlando si vede magari il balloon e che ne so, degli alberi in lontananza, non ci sono i personaggi, oppure un dettaglio di una cascata.
In questo manga, Reiraku, la caduta di Nio Asano, abbiamo un esempio plastico di quello che vi sto dicendo. Guardate qui com'è interessante. Qui c'è un dialogo su più tavole e molto spesso ci sono praticamente, come ad esempio qui, il personaggio sta parlando, ma in realtà non si sta mostrando. Si sta mostrando qualcos'altro e questo ci può dire tanto su come possiamo appunto strutturare le nostre tavole. Ecco allora che nel mio caso, mentre la ragazza sta parlando dell'università, faccio vedere la sua borsa, dove all'interno ci sono i suoi libri. Oppure nella quarta vignetta faccio vedere altri libri ed è un modo di far capire al pubblico che i ragazzi si trovano in una sala universitaria e insomma si sono incontrati lì. Adesso ci trasferiremo su Clip Studio Paint, il programma che ho utilizzato per poter trasformare questa illustrazione in una tavola.